Vitamine Gesù. Praticamente dall'ospedale Sant'Anna ci hanno invitato a fare questa cosa qua. E hanno invitato praticamente tutti i musicisti jazz di Torino. E io ho partecipato da subito, cioè ho fatto tutti gli incontri che c'erano. Tanto è vero che poi a un certo punto ho iniziato ad aprire io la rassegna, quest'anno in particolar modo. Però poi appunto col Covid non si è più potuto. Raimondo Cesar, che è il curatore della rassegna, ha avuto l'idea di crearlo online. E quindi ho partecipato al primo video da solo, con un tuo Chopin che ben conosci, e poi con Daniele di Bonaventura su un altro nuovo Chopin. E poi tra l'altro da questa cosa qua un sacco di musicisti hanno iniziato a partecipare insomma con questi video. Federica Bertot, che tra l'altro mi ha insegnato un sacco di cose legate proprio alla tecnica, al tocco e una serie di cose che abbiamo proprio visto insieme sull'interpretazione, e le sono molto grato. Mi trovo molto bene con lui e mi ha cominciato ad insegnare tutta una serie di cose che mai avrei immaginato di poter neanche lontanamente fare, e sono soddisfatta anche di questa prima prova. Sono Sonia Magliano, sono la direttrice dell'Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese e sono veramente molto felice di ospitare qui oggi Federica e Emanuele, che rappresentano due colonne importanti dell'Associazione Liceo Musicale di Rivarolo, dove siamo, in questa sala dedicata a un musicista torinese, a Cesare Vittori, e li ospitiamo oggi per la rassegna Vitamine Jazz, organizzata dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna. È un'iniziativa bellissima che da anni ormai ospita a Torino e i migliori jazzisti sul panorama nazionale, e quindi vedere queste sale, che per noi sono l'inizio di una nuova stagione, peraltro in un momento veramente complicato come questo della pandemia, ospitare un momento musicale dedicato a Ludwig van Beethoven, proprio a testimonianza di come la musica del passato è un ponte importante per il futuro. Quindi un augurio di buon anno a tutti, e buon anno attraverso la musica, attraverso la salute, attraverso la medicina, che ci deve aiutare a supportare e sopportare questo momento drammatico che stiamo vivendo. Buon anno! Grazie Raimondo per questo nuovo invito, per questa meravigliosa rassegna che è Vitamine Jazz. Oggi abbiamo pensato di fare una cosa diversa. Sono insieme a Federica Bertot, un'altra insegnante di pianoforte del Liceo Musicale di Rivarolo. E cosa abbiamo fatto? Dunque, il nostro lavoro si è concentrato sul primo movimento della sonata Al chiaro di luna di Beethoven, ed è una specie di fusione tra musica classica e jazz, che è appunto quello che insegniamo io e lui al liceo di Rivarolo. Ovviamente io mi occupo della parte jazz e lei della parte più classica, ma ogni tanto ci cambiamo anche i ruoli, quindi dovrete stare attenti. Vi facciamo sentire questo esperimento del tutto nuovo e vi auguriamo buona scuola.